Start 2-1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Mobius Machine, un gioco sviluppato dai Madruga Works, un gioco in uscita il primo di marzo e arriva, se non ricordo male, dagli stessi sviluppatori di Dawn of Man, che vi avevo portato anni fa su Base Builder sull'uomo primitivo, e dai creatori di Planet Base, il gestionale con le costruzioni di basi su Marte. Qua ci troviamo di fronte a un Metroidvania, diciamo un platform, è ancora una versione non definitiva. La cosa che mi ha incuriosito molto è il fatto che dicono questi giochi di solito si giocano con il pad, ottimizzato anche per tastiera, e quindi lo proviamo così. Possiamo giocare in due modalità. La standard, salviamo nei punti di salvataggio quando esci dal gioco, quando muori conservi gli oggetti e rottami, e alcuni rottami. Invece la versione retro, che tecnicamente è come si giocavano i giochi una volta, si perde tutto e si riparte dall'ultimo salvataggio. Non facciamo la standard, va dai, tanto va bene. Dicono si possa giocare bene anche con tastiera. Avevo già impugnato il pad, poi ho visto questa postilla su Steam, quindi ho detto proviamolo. Il gioco è basato fortemente anche sull'esplorazione, perché in pratica, vabbè, qua col tasto tab possiamo aprire la mappa che non abbiamo ancora, la classica sarà quella a quadrati, a rettangoli, le armi e i vari oggetti che possiamo prendere, perché il gioco punterà sull'esplorazione in quanto dovremo scoprire diverse cose. Molto bella l'ombra, devo dire. Non ci perderemo le ore su questo titolo, perché ovviamente ve lo dovete godere poi voi, insomma. E vi dico la verità, non mi è arrivato, l'ho chiesto io questo gioco, perché l'ho visto e mi ha incuriosito, ho detto portiamo qualcosa di un po' diverso, non i soliti o simulatori di vita, piuttosto che cose particolari. Questi so che esplodono. Non so se ci sia danno da caduta, dovrei fare un test, giusto per scoprirlo. Vediamo subito. Adesso vediamo se sembrerebbe di no, ma non abbiamo il doppio salto, non so se poi potremo avere altre abilità. Questa grafica, questo stile grafico mi ricorda molto un altro gioco. No, non ci si fa male cadendo. In alto vediamo che abbiamo quella che dovrebbe essere una sorta di esperienza, e questi dovrebbero essere i checkpoint. Ma vi dico la verità, si gioca anche piuttosto bene anche con mouse e tastiera, contrariamente a quanto V interagisci. Ok, apriamo la porta. Ok, intanto stiamo prendendo queste sorte di materia organica che tanto questo esplode per conto suo. Qua però bellino, mi piacciono molto queste cose di, diciamo, di risoluzioni di puzzle ambientali, perché in pratica qua possiamo farlo saltare, ok, e lì c'è un altro generatore che apre la porta. Sì, niente di incredibilmente nuovo, ma me lo aspettavo, insomma. Infatti vi è nascosto. Non l'ho mai giocato prima, quindi sto andando abbastanza a caso, ma mi sta riuscendo abbastanza. Ok, abbiamo subito del danno, il primo danno che subiamo. Vedremo anche l'evoluzione delle armi. Però è gradevole. Secondo me questo renderebbe tanto su un televisore. Abbiamo preso l'energia, non era l'esperienza, è l'energia che possiamo caricare. Non so cosa mi servirà. Intanto continuiamo a prenderla. Siamo al massimo adesso. Aia! Quella non si poteva evitare, ma è un modo probabilmente per farci subire i primi danni. Tieni premuto A per usare l'energia e guarirti. Ok. Alla Hollow Knight. Sì, decisamente sì. Ma anche come Tales of Iron, dove si beveva la fiaschetta. Questo l'ho schivato giusto per caso, niente di voluto. Allora,
Dicevo, l'ambientazione mi ricorda molto un altro gioco, ma non mi ricordo il titolo, che non c'entra niente con un platform di questo tipo, ma era quello dove si esplorava il mondo con anche attenzione alla fauna, alla flora, insomma, con la possibilità di classificarla. Ma purtroppo, portando centinaia di giochi, non mi ricordo mai il titolo. Ok, si può scendere anche così allora. Ok, non si corre però. Ok, no, è comodo, secondo me è più comodo qui con il mouse e tastiera perché puntate esattamente dove volete sparare nei limiti del possibile, perché vedete, non... Beh, oddio. Poi ovvio che se siete bravi e avete sempre giocato in vita vostra con il pad, non noterete differenze. Io le noto perché col pad non è che sia proprio bravissimo. Po' di enfasi sui suoni ambientali. Vediamo se c'è un boss o qualcosa. L'ambientazione è molto bella, mi piace molto. Ok. Ho chiamato il boss. Ah, ok, è un sogno. Stavo facendo un incubo terribile. C'era una strana ruota e una creatura in emergenza. Abbiamo captato un segnale radio di pericolo. Stiamo cercando di stabilire un contatto. Aiuto. Piantato sulla luna. Ok, ho le coordinate e quella vicino a noi. Dovremmo tentare una missione di salvataggio. Andiamo, Robby. La colonna di Isolaria è stata abbandonata quando ero piccolo. Non c'è nessuno su quella roccia. E quel messaggio si capisce a malapena. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo un carico da consegnare. Secondo la legge galattica, bisogna rispondere a qualsiasi richiesta di aiuto nello spazio profondo senza eccezioni. Si incorre in sanzioni penali. Io chiuderei anche un occhio, ma temo di essere stato programmato per segnalare qualsiasi infrazione alle autorità. Basta. va bene, ok. Ci andiamo. Bella là la nave divisa a metà in sezione. Fantastico, ora siamo bloccati sul mondo. Suggerisco di cercare il punto da cui è stato trasmesso. Ok. Robby tutto ok. L'istruttore mi ha insegnato a cantare una canzone. Questa è una citazione. Giro giro tondo? Citazione 2001 Odissea nello spazio. Gran film che io purtroppo ho visto troppo tardi nella mia vita. E qua inizia l'avventura. Dobbiamo trovare la fonte di quel segnale. Adesso. Ok, non abbiamo la certezza che non si muove per l'altezza, ma ci sono dei cubi che non reggono al nostro peso, tipo questi. Infatti mi muovo abbastanza rapidamente. E mi ricade qua. E l'esplorazione la fa da padrona qua perché probabilmente troveremo anche qualcosa. E bisognerà capire, mi piacerebbe sapervelo dire, a che cosa serve tutta la roba che troviamo qua. Ci sono probabilmente infatti degli ingranaggi. Oi, 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 oi. I dati della mappa non scaricati. Ok, niente, dai, ci curiamo. Con la Q si apre la mappa. Comunque, qua c'è dell'acqua. Il problema è che non so come andare sotto. Si potrà andare sotto? No, probabilmente no. Non posso neanche fare niente qui. Niente. Anche lì sopra non ci posso andare, ci sarà un po' di backtracking da fare. E non sono messo benissimo di vita qua, se probabilmente si apriva. Bellissimo come si apre qua per farmi salire. No, purtroppo questa è una zona non accessibile al momento e onestamente non so se ci potrò tornare dopo, ma intanto continuiamo ad andare dove stavo andando. Da questa parte. O che vogliono farmi prendere qualche potere, no? Perché al momento non ho solo il modulo d'assalto, mappe non ne ho e no, non ho neanche equipaggiamento da mettere, quindi devo andare proprio avanti.
Ok, qua si sale, ma io voglio andare avanti, voglio vedere cosa c'è qua sotto. Niente. Saliamo su. Allora, è talmente carino e rilassante che ci starebbe anche una live, ma secondo me non la guarderebbe nessuno perché è abbastanza di nicchia. Io questo gioco l'ho già visto giocare da altri che non erano così, diciamo, entusiasti, ma devo dire che dipende che cosa ci si aspetta. Oh, caccia la miseria. Prima morte. E però devo dire che se lo si prende come passatempo non è male. Poi c'è dietro anche la storia, ovviamente. Non so dirvi purtroppo il prezzo perché esce il primo di marzo e il primo di marzo è ancora abbastanza lontano, manca un mesetto, quindi sto giocando all'inizio di febbraio, quindi non so dirvelo. Adesso proviamo ad andare avanti, poi non ha senso adesso continuare a... Oh, però... Qua dovevo prima. Qua cade. No, è caduto lì stavolta. Piacerebbe vedere dove si spendono quei punti lì. Quindi voglio andare abbastanza di fretta senza perdermi via. Ed evitare di cadere dove sono caduto prima, che mi ha portato a morte certa. Ecco, forse... qua c'è la roba che ho recuperato da prima. Forse con il pad si ha un po' più di sensibilità sul movimento di precisione. Però vabbè. Tanto scendiamo giù. Qua non c'è nulla. Non c'è nulla, è tutto rotto, quindi vediamo di... infatti c'era il tranello, infatti devo farlo cedere qui, lì dietro c'è l'esplosione di un muro, probabilmente per accorciare e aprire, diciamo, una scorciatoia. Sì, ne demolisci lì, bene, vai giù, molto bene. Mappa non abbiamo ancora nulla, però sappiamo che ci stiamo allontanando. Questi si dividono in due, quindi mi faccio trovare pronto, anche questo qui. 1 e 2, tutte parti molto importanti, mi metto al sicuro, perfetto. Qua c'è un occhio, però di là probabilmente qui c'è qualcosa, infatti qua si può entrare, ti immaginavo. Workbench e providing ground, no, facciamo la workbench, così vediamo subito come funziona. E qua modulo pallettoni, progetto acquisito. Molto interessante, in giro per il mondo potresti trovare dei progetti completi, ma il più delle volte dovrai assemblarli usando tre dei loro frammenti. La prima volta che utilizzi un determinato tipo di progetto, sblocchi un nuovo oggetto. Ok, e poi lo continuiamo a esplorare. Interagisci, vediamo i pallettoni. Modulo pallettoni. Posso crearlo? 200? Non hai abbastanza rottami? Ok, 200, me ne servono, io ne ho solo 114. E praticamente adesso mi dice hai sbloccato tutto, ma le prossime volte ne devi trovare tre uguali, un po' come succedeva con Subnautica. Quindi vediamo anche questi pannelli di informazioni. Vita globulari sono ovunque, crescono molto in fretta, provocano danni alle strutture. Ok, questo. Queste sono le più comuni, possono essere distrutte facilmente. Ok. Ma praticamente mi sta dicendo che li posso distruggere, distruggono gli ambienti. Quindi praticamente anche qua sotto io posso andare a demolirli, ma tanto poi ricrescono, quindi non mi cambia niente. Sono molto più resistenti e vulnerabili. Ah, ok, perché poi ci saranno vari tipi di armi e alcune faranno più o meno danno di altre. Perfetto. Spuntoni provocano danni se vengono toccate, sì, me ne sono accorto. Posso saltare di là però? Sì. E anche lì. E qua mi aspetto di trovare... No. Sì, queste me ne sono accorto che si sgretolano se qualcuno ci cammina sopra. Questi sono simili a quelli precedenti, ma si sgretolano molto più velocemente. L'unico modo è gran velocità usando un propulsore qualsiasi, quindi qui non ce la farò a passarci, infatti.
Ok, e questi invece non si possono, sono indistruttibili. Ma sono pieni di buchi, quindi i proiettili passano. Eh sì, bello. E questi invece immagino facciano danno al danno. Possono distruggere, ma bisogna stare attenti perché sono esplosive, potrebbero provocare. Ok. Bene. Questo tutorialino su come si gestiscono queste cose qui. Di qua non si passa. E probabilmente qua c'è una zona... E sono rimasto incastrato, però vedete che posso far passare attraverso... Ok, era tutto studiato. Anche qua posso sparare attraverso questo. Questo regge il mio peso e mi prendo il mio premio, che non sono neanche tantissimi, i blocchi. Quindi adesso qui ci sono dei bersagli. Che non so cosa servano. Non credo di poterli prendere. Però vorrei scoprire questa zona, vediamo. No, di qua non posso passare. Però posso passare da qui, sparare sotto. No, non ce la faccio. Dovrei riuscire a far saltare quel generatore lì, ma al momento non c'è modo. Ah, forse sì. Mannaggia, no, non si riesce. È carino tutta questa cosa qui del... Non so cosa serve a demolire questi affari qui, però mi prendo un po' di energia. Ah, qua me la posso ricaricare all'infinito. Equipaggiamento sbloccato, sovraccarico arma, ti permette di usare l'energia per sparare i proiettili più potenti. Premi X per attivarlo. Quindi praticamente io premo X e attivo... ma questo cambia tutto, perché... Perché potrei riuscire, in questo caso, a sparare più lontano. Aspettate un secondo, ma cos'è questo? Salva. Ah, ok, salvo la partita qui. Ok, il tutorial continua. Questo è bloccato. Ma lo sblocco ora. Ah, ok, dove ero prima, ok. Vediamo se adesso con questa X che posso attivare e disattivare, non so adesso se sia visibile qui, sì, è un sovraccarico. Posso sparare più lontano e potendo sparare più lontano, forse... Niente energia. Mannaggia. Devo andare a caricarmi. A caricare l'energia. Che era qua fuori, credo. Perché potrebbe essere interessante, avendo energia, forse posso... Ok. Posso provare ad aprire quella... Giusto per... Levarmi questo sfizio, niente di particolare, però voglio provare a vedere se con l'energia posso sparare di là. Vediamo, attivo? No. No, assolutamente no. Però è già finito l'effetto, quindi insomma non finisce qui. Ragazzi, questo... È molto interessante come titolo. Non so dirvi il prezzo, ma mi sembra ben caratterizzato. Spero vi sia piaciuto e spero mi facciate sapere i vostri pareri qua sotto nei commenti. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e vi rimando in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!